Qua è un'elezione molto impegnativa, perché non sottovalutiamo i nostri avversari, ne conosciamo la forza e anche, come dire, i sostegni di varia natura di cui fruiscono, che sono oggi oggetto di valutazione in altre sedi. Dopodiché Forza Italia in ogni città è in grado di dare un contributo, ma è una forza leale, discuteremo quando sarà tempo con i nostri alleati. Maurizio Gasparri non le manda a dire dalla Fiera del Levante, se è per questo azzarda persino sulla commissione del Viminale al lavoro nel capoluogo, con un la fortuna del comune che non devo prendere io una decisione. In cima alle preoccupazioni del centrodestra c'è il test della Liguria, ma alle celebrazioni pugliesi per i 2 anni del governo Meloni il tormentone è già quello del candidato da schierare tra un anno, quando si tornerà alle urne per il dopo Emiliano in regione. Ancora troppe variabili sul tavolo, i terzi mandati, la legge elettorale da rifare, le esternazioni del governatore che si dice pronto a passare la mano ad Antonio De Caro. A destra restano cauti. Ovviamente non entriamo in casa d'altri, le valutazioni le si stanno facendo. Emiliano un giorno dice che vuol fare o può fare il terzo mandato, l'altro giorno dice che non lo farà, però ripeto, attengono le dinamiche del centro-sinistra con estremo garbo e rispetto, guardiamo al loro travaglio interno. L'azzurro Francesco Paolo Sisto si sfila, Marcello Gemmato pare essere già stato sondato, quella di Alfredo Mantovano resta una suggestione, come quella del Jolly esterno, ancora senza un profilo, con un solo mantra però: farsi trovare pronti. La sinistra d'altronde ha governato gli ultimi 20 anni, cioè con diversi uomini al comando, per cui se i risultati sono questi, io penso che i pugliesi sapranno ben scegliere.